Domenica 6 agosto 2017. Ha incominciato a piovere, temporale. Ecco che mi avvicino alla finestra. La finestra di casa mia a Milano. Vedo la pioggia. Ma è parecchio tempo che non pioveva. E dovrebbe rinfrescare. Scrissi anche una poesia dicendo: è così bella la pioggia. Però nel tal caso è bella la pioggia, il temporale. Si sono riparato in un habitat. Pensa, se mi trovavo da solo in montagna, in una cascina disabitata, in mezzo ai monti, coi fulmini, il temporale. Era un'angoscia unica, almeno qui a Milano penso che qui vicino ci sia il parafulmine. Tante persone nel percorso dei sentieri della montagna, soprattutto del Resegone, sono stati fulminati e morti all'improvviso. E ancora di più se mi trovavo sotto un albero, a un pino, con le punte verso il cielo. Attirava maggiormente i fulmini. Per fortuna che non sono partito e in questo momento sono riparato in casa. Penso che non vada avanti molto, infatti tra mezz'ora cesserà. Prenderò la metropolitana dove non mi bagno. Per fortuna che Milano ha tante possibilità di muoversi. E invece trovandosi da solo in una cascina disabitata, trovavo di peggio la solitudine in questi momenti. C'era l'opportunità di non fare il mio viaggio da viandante, cioè non è un'opportunità, è un divieto che non mi permetteva di fare le camminate con questa pioggia violenta. Guardate la mia scuola di fronte e vi faccio vedere ancora la strada bagnata e vi ricordo che oggi è 6 agosto 2017, dove l'eremita Aldo momentaneamente si è fermato alla casa di Milano. Vi saluto da YouTube e vediamo il susseguirsi della giornata come promette il tempo, Aldo.